ci sono stati vari problemi sulle gallerie delle varianti fra Montesilvano e Francavilla. Una pianaccia ha riaperto, più o meno sistemata, un'altra ha riaperto, ma non troppo sistemata, e un'altra sta per chiudere. Vi siete rivolti all'ANAS e che cosa vi è stato risposto? Allora, sì, noi abbiamo raccolto le istanze di molti cittadini che erano a dir poco infuriati per il protrarsi dei lavori che dovevano essere terminati dopo 120 giorni e che invece alla fine si sono prolungati fino al 23 dicembre del 2021. Quindi noi ovviamente, io come Presidente di Commissione ho raccolto questa problematica e l'ho riportata qui in commissione. Ho quindi mandato delle missive all'ANAS in data 17 gennaio tramite PEC per avvisarli comunque che avremmo convocato questa commissione per avere delle lucidazioni, quindi non c'era alcuna polemica, alcun intento polemico nei confronti dell'ANAS, ma soprattutto o soltanto per capire lo stato dell'arte del lavoro all'interno della Galleria San Giovanni. Ma poi a fronte anche di quella email del 17 gliene ho mandata anche un'altra l'altro ieri per ricordargli che c'era la commissione di oggi, anche su quella conferma di lettura, ma alcuna risposta. Sono un po' dispiaciuto, ovviamente, perché mi sarei aspettato anche una risposta negativa da parte dell'ANAS, che non è comunque arrivata. Che cosa chiedete all'ANAS? Che i lavori vengano fatti, ma in maniera più celere, magari rispetto a quanto si è fatto per l'altra galleria o che altro? Sì, innanzitutto che vengano condotti in maniera più celere e poi soprattutto per capire i lavori come continueranno e in che modalità continueranno, perché ci sono state un po' di osservazioni sulla ultimazione dei lavori sul lotto che c'è stato. C'è anche un'altra problematica che mi è stata sollevata dai cittadini in merito alla situazione all'interno della Galleria Pianacce. Ci sono cumuli di rifiuti che si sono insinuati nelle varie piazzole di emergenza e anche quelle andrebbero liberate, anche perché è anche un rischio per l'incolumità dei cittadini. Qualora qualche rifiuto dovesse finire in mezzo alla carreggiata, potrebbero verificarsi gli incidenti.